In un anno le aziende a livello mondiale spendono più di 600 miliardi di dollari in marketing e questo numero continua a crescere. Un altro esempio è Google, che nel 2019 è stimato che ha speso 18 miliardi solo in marketing e vendita, roba del genere. Quindi perché aziende di questo genere non prendono, vanno su Fiverr e spendono massimo 600 euro? È un esempio esagerato, ma parliamo di Fiverr. Se per qualche motivo non lo sai, Fiverr è una piattaforma su cui puoi comprare e vendere servizi. Ad esempio, puoi guadagnare vendendo servizi di design, copywriting, vendita, assistenza virtuale, tante altre cose. E tanti a giro su internet insegnano come fare soldi online con Fiverr. Il mio obiettivo in questo video è smontartelo, perché io sono il guastafeste che ti dice il lato positivo e negativo delle cose. Rispondiamo subito al dubbio: fai soldi con Fiverr? Sì, ma pochissimi. Intanto perché i clienti su Fiverr vanno su Fiverr per trovare i minori prezzi possibili. Quindi già di qui ti sei preimpostato ad essere pagato il meno possibile. Sono servizi da 5-10 euro ovunque. E se tu alzi il prezzo sopra quello, è molto irrealistico aspettarsi di continuare a fare quei 5-10 euro a progetto. Ora, non c'è nulla di sbagliato nel volere qualcosa a basso prezzo, non c'è nulla di sbagliato nell'offrire qualcosa a basso prezzo. Alla fine c'è tutto il mercato di aziende o magari professionisti che hanno pochissimo budget, principianti che sono disposti a farsi pagare pochi soldi per quello che fanno all'inizio. Anche perché io stesso, quando ho iniziato la mia carriera da copywriter, mi facevo pagare stracci, a volte nulla, per i primi progetti. Il problema è che con Fiverr sei incastrato in quel range e non arriverai mai a farti pagare quello che veramente potresti fare con il tuo servizio. Ti faccio un esempio: come ti ho detto, io faccio il copywriter, sono anni che lo faccio, quindi ci sono aziende che mi pagano anche per piccoli lavori roba come 500.000 euro. L'ultima email che ho scritto, ad esempio, era un'email automatica all'interno di un funnel e solo quell'email, solo il copy, era 550 euro. Su Fiverr un'email a 550 euro non la vendi, che su Fiverr non c'è quel tipo di clientela lì. Quindi va bene se stai all'inizio, ma se rimani su Fiverr sei un po' incastrato in questo mercato. E gli svantaggi sono due: per il cliente, lui riceve un lavoro di basso valore che genera pochi risultati; per il freelancer, che sei te, lo svantaggio è che non arriverai mai a farti pagare di più. E la maggior parte delle persone hanno iniziato a fare freelance o comunque a lavorare in autonomia proprio per avere libertà di guadagno, quindi si annulla tutto. Ora, tanti direbbero, con le lacrime agli occhi e fissandomi nel profondo della mia anima: non cambia nulla tra un servizio da 50 e un servizio da 500 euro. La risposta però è: sei ignorante, Marco, perché c'è una grossa differenza. Se un copywriter si fa pagare 500 euro e se c'è qualcuno che è disposto a pagarlo 500 euro per una mail che scrive in un pomeriggio, ci sarà un motivo, c'è un'expertise che viene pagata. Diciamo, qui si applica il modo di dire you get what you pay for, cioè ti becchi quello che paghi. Se paghi 50 euro ti becchi un lavoro da 50 euro. Se tu vuoi avviare una carriera online, scegli quale livello vuoi lavorare. Facciamo che ci sono questi livelli che mi sono appena inventato: livello passatempo, dove fai qualche decina di euro qua e là; livello principiante, dove fai qualche centinaia al mese; livello professionista, dove fai tra i 1000 e i 5000 euro al mese; e poi c'è livello esperto, dove fai più di 5000 euro al mese. E no, mi dispiace, ma non arriverai a fare 5000 euro al mese facendo i loghi su Canva o facendoli fare a un AI generator. Secondo me ne vale la pena di fare un po' di fatica in più. Anche perché se tu pensi veramente che il tuo servizio vale, non ne vale la pena di cercare un modo per farsi pagare di più, anche se richiede un po' più lavoro? Faccio un esempio: facciamo che tu sei un video editor, ok? Editi video su DaVinci, perché DaVinci è meglio di Premiere e non c'è niente che tu mi possa dire per convincermi del contrario. Se lavori su Fiverr in maniera casual, facciamo che riesci a fare un lavoro da 50 euro in 3 ore. Quindi verrebbe fuori una media di 16,66 euro l'ora. Se invece trovi un'azienda seria e riesci a portare un buon progetto e l'azienda la trovi all'esterno con un metodo che poi ti spiego, magari è un lavoro molto più importante e facciamo che ti prende 24 ore e hai una settimana per farlo. Se è un lavoro serio, easy, puoi farti pagare 2000 euro per un progetto. E se fai la divisione verrebbero fuori 83,33 euro l'ora. 5 volte di più rispetto al farlo su Fiverr. Questa è
una grandissima stima e stiamo dando per scontato tante cose, ma è un esempio per farti capire la grossa differenza tra chi si organizza all'esterno e chi si appoggia solamente a Fiverr. C'è anche da dire che non è detto che sempre così, magari tu riesci a trovare il clientone su Fiverr, ma realisticamente parlando è improbabile che tu lo trovi. Guarda, questo qui era il mio vecchio profilo su Upwork. Ci ho fatto migliaia di euro, ma in tanto tempo, e non è niente se lo metti a confronto con tutto ciò che ho fatto all'esterno di Upwork. Upwork, per chi non lo sa, è una piattaforma di freelance un po' simile a Fiverr. Fiverr di base ci sta, ok, per fare un paio di esperimenti, per fare un paio di giochini, magari per vedere se questa roba fa per te, oppure per avere la prima recensione, oppure per fare i primissimi euro. E poi questi magici finanza personale youtuber hanno la tendenza di trasformare tutto in semplice e te la fanno sembrare semplice, quindi a livello logico sembra che prendi un profilo Fiverr, deleghi tutte le cose del Pakistan e sei a posto. Ma non è così, anche perché a livello pratico ci sono tantissime cose che non sai fare, e no, non basta delegarle a qualcun altro o farle fare a un AI, perché tutti quanti lo fanno, quindi sei uguale a tutti quanti, sei un altro freelancer nel mare di freelancer mediocri che non fanno nulla sopra i 10 euro 15 euro, forse, per l'amor del cielo, 50 euro a progetto. Cosa fare? Qual è l'alternativa? Ce l'ho per te, don't worry. L'alternativa è Outreach, ed è anche più difficile. Ho ferito i tuoi sentimenti? Mi dispiace. Fai molti più soldi, ma richiede molto più impegno. Questo non è un video riguardo a qual è il metodo facile per fare soldi. Questo è un video in cui si parla di qual è il metodo per fare più soldi, comunque abbastanza da poter vivere. È difficile perché devi metterci del tuo, richiede molta creatività e richiede molto problem solving. Devi sapere un po' girare sui tuoi piedi, ok? Inoltre non c'è un sito. Che poi c'è sta fissazione del fare video. 4 siti per fare soldi online, non c'è un sito. Allora, il metodo descritto brevemente è questo, te lo provo a comprimere in 3 step. Numero 1, ti crei una reputazione online facendoti un sito e sistemando le cose che hai sui social. Numero 2, imposti la presenza online, come ti dicevo, con un sito, con un portfolio o roba del genere. Poi cominci a contattare clienti pesantemente, magari su Facebook, per email, per chiamata, per Instagram, per LinkedIn, per quello che ti pare. Ora, come vedi, questo metodo è molto più difficile e non è così flashy e visivo e pratico e veloce come Fiverr. Su Fiverr vedi uno che ti fa vedere il suo computer, ti fa vedere, guarda, devi fare questo e questo, questo, quindi sembra molto facile. Outreach è molto più lungo come processo, è molto più complesso, ma è quello che ti dà libertà finanziaria. Libertà finanziaria non la trovi facendo progetti da 50 euro l'uno che ti chiedono un giorno intero a farli. Li fai con progetti seri, che facendo migliaia su migliaia di euro, è una cosa sostenibile sul lungo termine, senza essere dipendente da una piattaforma e da quanto questa piattaforma ti mette nella prima pagina oppure no. Se vuoi più dettagli su come monetizzare una skill online, ho fatto proprio un tutorial molto molto chiaro e comprensivo, vai a vedere questo video qua. È davvero utile, comprende tutti gli step e vado nel dettaglio su cosa devi fare, su cosa devi mettere nel sito. È davvero quasi troppo utile. Inoltre, se ti interessa il copywriting, ho un corso per te che l'ho fatto io, si chiama Copywriting Mentorship. No, non è una cosa che tipo entri e c'è qualcun altro che te lo insegna, sono proprio io stesso che ti insegno le cose. Contiene tutto quello che ti serve. Piccola premessa, è solamente per coloro che vogliono fare copywriting, quindi se ti interessava fare graphic design o altro, non è il corso per te. Se ti interessa fare copywriting 100%, ti consiglio di cliccare i link in descrizione ora, perché proprio in questo periodo stiamo facendo una promozione pazzesca che non dovrebbe essere legale sul corso, quindi clicca quel link. Per quanto ti riguarda, ti consiglio vivamente di avere chiarezza, quindi di scegliere se tu vuoi essere il tipo di copywriter o lavoratore autonomo professionista che vive la vita mediocre, che alla fine fa la vita da dipendente ma lavorando con più stress, oppure se vuoi essere uno che fa la vita da professionista guadagnando come un professionista, quindi facendo 5-10 mila euro al mese eccetera, che sono molto meno ed è molto più fattibile di quello che sembra, non è così tanto. Noi ci vediamo nel prossimo e spero che un minimo questo video ti abbia offerto un'altra prospettiva riguardo Fiverr. Ciao!